Buongiorno, buongiorno da Onda Regin. Primo piano quest'oggi la sanità, la risonanza magnetica, i referti non arrivano per gli utenti nonostante il contenimento le misure di contenimento del contagio. Intanto il Tribunale per i diritti del malato chiede una verifica proprio sul macchinario Fantasma in dotazione all'ospedale di Sulmona, ma ancora bloccato in magazzino. Sentiamo tutto nel nostro servizio. I referti della risonanza magnetica non arrivano più a destinazione e l'utenza, soprattutto quella più fragile, è costretta ancora una volta alle spole verso altri nosocomi, verso L'Aquila o Avezzano per capirci. A denunciare il caso è la coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato, Katia Puglielli, che sollecita la Regione Abruzzo ad effettuare le dovute verifiche sull'apparecchiatura in dotazione all'ospedale di Sulmona, dopo numerose battaglie politiche, ancora bloccata però in magazzino in attesa dei lavori sulla stanza grezza. Incredibile ma vero. Al telefono la coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato, Katia Puglielli. In un periodo come questo, caratterizzato dalla diffusione del contagio, da una variante così contagiosa, certo mandare persone in giro semplicemente per andare a ritirare dei referti è appunto inaccettabile. Già è inaccettabile il fatto che a distanza di anni non abbiamo ancora una risonanza magnetica e questo comporta un dispiego di personale, un dispiego di energie per portare i pazienti in un altro nosocomio. Adesso anche un problema che potrebbe essere davvero risolto con un click, noi che facciamo? Mandiamo le persone, ancor più persone anziane, a ritirare i referti in un altro nosocomio. Ecco, io mi auguro che almeno laddove sia possibile risolvere i problemi, ci si metta seriamente mano. E ora l'aggressione in carcere perpetrata nella giornata di ieri, un calvario inaccettabile, reazioni a catena da parte del mondo sindacale, ma c'è anche preoccupazione per l'imminente apertura del nuovo padiglione, domani la visita dei Big nel penitenziario di Piazzale Vittime del Dovere. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Se non arrivano altri 100 poliziotti penitenziari, il padiglione Armida non potrà essere aperto, a dichiararlo in una nota il sindacato Sinappe, all'indomani dell'aggressione perpetrata in carcere da un detenuto ai danni di un agente penitenziario di 51 anni che è stato trasportato in ospedale dopo essere intervenuto nell'ambito di un diverbio che il suo aggressore ha avuto con un'infermiera, come anticipato proprio dalla nostra emittente televisiva. Il poliziotto sarebbe stato spinto e raggiunto da un calcio in pieno volto. Questo calvario di violenza inaccettabile, tuonano dal sindacato, ricordando che l'episodio si è verificato alla vigilia della visita dei Big, ovvero dei vertici del dipartimento. Sul caso è intervenuta anche la CGIL, condannando l'aggressione subita dall'agente. Il carcere di Sulmona è già interessato da una significativa e atavica carenza organica di poliziotti penitenziari e funzionari giuridici pedagogici, che attualmente consegue delle inequivocabili difficoltà organizzative, commentano i sindacalisti Gino Ciampa e Antonio Genovese. Senza tralasciare che a breve sarà aperto anche un neopadiglione detentivo, con tante incertezze che preoccupano e non poco. Da tempo ormai assistiamo ad intollerabili escalation di situazioni critiche in diversi istituti penitenziari del paese, che espongono lavoratrici e lavoratori a seri rischi per la propria incolumità psicofisica. E ancora cronaca a Sulmona, auto sbalzata dopo il tamponamento con un bus. Una giovane donna è stata trasportata in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Si tratta del secondo tamponamento in poche ore, proprio il caso di dirlo. Questa volta una mattinata tutt'altro che tranquilla. Vediamo nel nostro servizio. Poteva andare peggio alla giovane donna trasportata in ospedale intorno alle 13 oggi, dopo essere stata sbalzata a bordo della sua Fiat Panda a seguito di un tamponamento violento con un bus della TUA. L'incidente si è verificato in Viale Mazzini nell'intersezione con Via Giuseppe Tirone. Stando alla ricostruzione del sinistro effettuata dalla polizia locale che ha eseguito i rilievi di rito, si è appreso che il bus e la Panda viaggiavano entrambe su Viale Mazzini. Quando la donna stava svoltando in Via Tirone, sarebbe stata
sbalzata con l'auto dopo il tamponamento. Per lei sono scattate le cure ospedaliere. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che dopo un primo trattamento l'ha trasportata presso il pronto soccorso del nosocomio cittadino per le consulenze sanitarie del caso. La giovane donna accusava dei dolori e delle contusioni, ma fortunatamente per lei nulla di grave perché non ha perso conoscenza. La sua auto, soprattutto nella parte posteriore, distrutta poiché il tamponamento è stato abbastanza violento. Tocca alla polizia locale ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Si tratta del secondo incidente in poche ore perché un altro tamponamento era avvenuto alle 12 proprio davanti il commissario di polizia. Fortunatamente lì nessun ferito. Ansia e malore. Dopo il sogno svanito, il milionario per una notte è finito in ospedale. Si tratta dell'ambulante della frutta Francesco Ventresca che si è sottoposto alle cure ospedaliere. Dopo aver accusato un malore in casa, sono gli strascichi di quella emozione per aver assaporato solo per una notte il gusto della vittoria di ben 136 milioni di euro. Poi il crudele ritorno alla realtà. Sentiamo nel nostro servizio. Per una notte aveva immaginato una vita diversa, con 136 milioni di euro in tasca, quanto basta per godersi una meritata pensione e accontentare l'intera famiglia. Quella vincita milionaria non è mai arrivata per Francesco Ventresca, l'84enne ambulante del mercato di Piazza Garibaldi, che da giorni non si dà pace, non riesce a spiegarsi quella svista grafica del quotidiano, che ha riportato la sua sestina come vincente lo scorso 4 gennaio, estratta ad onor del vero il 16 dicembre. Un intreccio di misteri, di combinazioni che hanno messo a dura prova la sua salute. Nel pomeriggio di ieri si è recato in ospedale per uno stato d'ansia dopo aver accusato un malore in casa. Da 6 giorni ha problemi intestinali con tutte le problematiche connesse alla sua patologia. I sanitari dell'ospedale dell'Annunziata lo hanno quindi sottoposto agli accertamenti del caso per controllare i suoi valori. Lo hanno tenuto sotto osservazione. Sono 6 giorni che sto male, che non dormo. Episodi come questi ti danno il colpo di grazia, commenta Ventresca. Le sue condizioni sono relativamente buone, ma da quella notte milionaria la sua vita è cambiata. Il crudele ritorno alla realtà non ha fatto bene alla sua salute. Del caso si è occupata anche la cronaca nazionale, poiché la vicenda, questo è poco ma sicuro, ha davvero dell'incredibile. Ora l'ufficio sisma di Palazzo San Francesco, snellire le pratiche è un po' la mission, l'obiettivo dopo anni dal post sisma, per cui va a bando il servizio di mobilità, il nostro servizio. Bando da 30.000 euro per un supporto amministrativo contabile all'ufficio sisma di Palazzo San Francesco. La durata della collaborazione tra il comune di Sulmona e la società che si aggiudicherà l'appalto per l'elaborazione dei dati inerenti alle attività di competenza dell'ufficio sisma è fissata in un anno. Il comune ha deciso di dare in gestione, tramite la procedura comparativa con il criterio del prezzo più basso, tutto ciò che riguarda questo settore con l'intento di snellire le pratiche. Gli interessati dovranno presentare entro martedì prossimo, 18 gennaio alle 12, la domanda consegnata a mano oppure con raccomandata o posta certificata. Chi si aggiudicherà il servizio dovrà supportare la gestione amministrativa in modo continuativo per il periodo del contratto, occupandosi della registrazione dei dati inerenti alle pratiche del sisma 2009, della rendicontazione di quelle istruite per la richiesta della copertura finanziaria, nonché del reperimento dei dati informativi relativi alle pratiche già finanziate e da finanziare e dell'aggiornamento ai dati relativi alle istanze per l'erogazione dei contributi assistenziali. L'affidatario inoltre dovrà anche occuparsi di tutte le pratiche inerenti al sisma del 2016. Se c'è una cosa che non si sta fermando, nonostante lo scenario epidemiologico tutt'altro che roseo, è la musica, la grande musica della camerata musicale sulmonese Gaetano Trigilio. Grande successo al Caniglia del balletto, il Lago dei Cigni, tra i più rappresentati al mondo. È la storia dell'amore tra il principe Siegfried e la bellissima Odette, vittima di un sortileggio che la condanna ad essere cigno di giorno e fanciulla di notte. Un amore contrastato da perfidi maghi, una storia d'amore, tradimento e trionfo del bene sul male. Pieno di romanticismo e di bellezza, di un secolo questo balletto delizia il pubblico e viene spesso rappresentato in tutti i teatri del mondo. Il balletto russo trionfa sempre.
coreografia richiede nella sua esecuzione grande tecnica, abilità dei ballerini, la rappresentazione dei personaggi, in particolare nel confronto tra purezza del cigno bianco e l'oscurità del cigno nero, richiede virtuosismo e un forte talento drammatico da parte dei ballerini solisti. Un momento di forte impatto è l'incantevole danza dei piccoli cigni, straordinaria l'esibizione di Elena Kobanova dei Panni di Odette. La messa in scena della compagnia diretta da Ivania Vesklova esalta la poesia romantica presentando una produzione con una sontuosa scenografia, raffinati costumi ed un cast guidati da stelle dello scenario internazionale del balletto, un corpo di ballo con un livello di preparazione accademica come solo il balletto russo sa tramandare. La trama in fondo è una favola bella. Trionfa l'amore sul male, alla fine. Il pubblico ha molto gradito lo spettacolo, tributando agli artisti prolungati, convinti applausi. Intanto si allarga lo scenario epidemiologico, come dicevamo, sono 1925 gli attuali positivi in centro Abruzzo, senza contare i nuovi poiché i dati sono ancora in corso di elaborazione, mentre sfonda il tetto dei 2000, il numero delle sorveglianze sono per l'esattezza 2220 le persone sottoposte a quarantena sul territorio Pelino Sangrino, mentre restano 15 ricoveri, di cui uno in terapia intensiva, una pressione ospedaliera contenuta, però il sistema va in tilt tra l'affanno per i tracciamenti, per la rincorsa al virus in questa potente quarta ondata e anche qualche errore materiale nella codificazione, nella registrazione dei dati, come è accaduto per una donna che è positiva al Covid, era quasi una settimana, ma era stata registrata appunto con un errore materiale per cui non ancora veniva convocata per il tampone di controllo. L'affanno, le falle di questa quarta ondata sicuramente fanno capo anche a questa carenza di personale che abbraccia un po' tutti i fronti, sia la sanità dentro che fuori l'ospedale. Ovviamente non si ferma la macchina del vaccino proprio per l'ardua impresa di questa quarta ondata, anche perché si sta puntando a rendere endemica la pandemia, ma serve l'impegno, lo sforzo di tutti. Sicuramente nelle prossime ore, con i dati ancora in corso di elaborazione sui nuovi contagi, potremo descrivere meglio il quadro epidemiologico. I film in programmazione nella Multisala Egeland di Corfinio, Belli Ciao, due proiezioni 18 e 10, 21 e 10, Matrix, una unica proiezione 21 e 10, Federica Pellegrini 21 e 10 e 18 e 10 e poi Me contro te, Persi nel tempo, unica proiezione delle 18, mentre al Cinema Pacifico di Sulmona la Befana viene di notte 2, Le origini, l'unica proiezione delle 18 e 30 e Supereroi, unica proiezione delle ore 21. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. È davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda TG, che come di consueto torna questa sera alle ore 20 circa. A tutti buon pomeriggio.